lo scenario rispetto allo scorso anno era di un'Europa molto più unita, quest'anno invece lo scenario è di un'Europa molto più disomogenea e disequilibrata, si parla anche di una possibile, un pericolo Brexit. Lei come vede questo scenario? Ma io vedo il scenario economico dell'Europa come un scenario di crescita debole che non risolve i maggiori problemi dell'Europa, che sono la disoccupazione e l'aumento del tenore di vita, e sul lato politico, se l'Europa continua a non soddisfare i popoli, allora tutto diventa possibile, anche il Brexit, e anche la fine dell'euro, perché non ci sarebbe più ragione per stare in un insieme di paesi che si chiama Unione quando l'Unione non c'è e che la gente soffre.